Hello guys, welcome back, qui è Giraffa Team. Oggi ho per voi un nuovo unboxing, ovvero la custodia di Nintendo Switch di Splatoon con i suoi bellissimi colori fluo e ancora nella scatola Mario Kart 8 Deluxe, sempre per Nintendo Switch ovviamente. Inizio col farvi vedere l'esterno della scatola. Come potete notare, c'è ancora attaccato il prezzo. Io l'ho comprata da MediaWorld perché su Amazon costava qualche spicciolo in più. Allora, vediamo. Lo stacco con i denti. vediamo di non tagliarmi qualche dito. Attenzione, perché ne sarei capace. Ecco, mi sento tanto un falegname. Sì, ce l'abbiamo fatta, ma perché mettono sta roba? Ecco, proprio antistupro più che antifurto. Al solito sto sudando, sto grondando di sudore. Allora, qui dice Nintendo Switch Carrying Case Splatoon 2 Edition and Screen Protector, cioè all'interno troveremo anche la pellicola da mettere sul nostro Nintendo Switch o sulla nostra Nintendo Switch, ancora con questo quesito. Allora, togliamo tutto, ecco, spogliati. Che altro c'è qui dentro? Niente, un cavolo, aria. Niente. Scusate ragazzi, c'è stata una piccola interruzione. Allora, dicevamo, all'interno della confezione troviamo, ecco, troviamo la pellicola salvaschermo per la console, anche il libretto delle istruzioni. Ecco ragazzi, Nintendo ci offre anche il libretto delle istruzioni per la custodia. Un attimino, voglio leggere perché sono curiosa. Vediamo se troviamo l'italiano. Ok, spagnolo, tedesco, francese, inglese, portoghese, danese. Vabbè, c'è di tutto. Eccolo qui l'italiano, vediamo cosa dice. Custodia. Questa custodia è stata progettata per proteggere le console Nintendo Switch. La tasca speciale al suo interno può contenere fino a 5 schede di gioco per Nintendo Switch e 2 l'accetto Joy-Con. La tasca può anche essere usata per sorreggere la console e utilizzarla quando è all'interno della custodia. Non sorreggere la console quando è collegata al blocco alimentatore o su superfici instabili. Non lasciare la console accesa quando è riposta all'interno della custodia. Quando la console riposta all'interno della custodia, assicurarsi che il controller e il Joy-Con siano collegati ad essa. Ebbene, grazie Nintendo per le tue delucidazioni. Adie. Allora, scartiamo questa stupenderrima custodia. Ecco, le cerniere. Vediamo se riesco, insomma, un pochettino si vedono discretamente bene. Rosa e verde fluo. Poi ci sono le decorazioni, non so se è così, di Splatoon 2. Sono bellissime ragazzi, questa custodia mi piace davvero tanto. Ecco, ho voluto spendere un pochettino di più, però almeno sono soddisfatta. Cerchiamo di aprirla senza scassare tutto, grazie Vale. Ok, all'interno ecco la tasca, qui vanno le schede di gioco e, come diceva il libretto delle istruzioni, possiamo usare la tasca anche per sorreggere, poggiare la console Nintendo Switch mentre giochiamo. Ecco, davvero davvero carina. Dopo vi faccio vedere un pochettino com'è all'interno la console, come ci sta. Allora, passiamo subitissimo a Mario Kart 8 Deluxe. Ecco, veniamo, spacca tutto, Vale. Oh, ci vuole Kratos qui. Ok, dai, ancora Rage Mode on. Ecco qui il gioco, vediamo se riesco
tirarlo fuori. Esci da questa scatola. Ecco, addio scatola. Vi faccio vedere Mario Kart 8 Deluxe Edition. Per chi non lo sapesse, questa versione di Mario Kart 8 è praticamente il porting della versione Nintendo Wii U. Inoltre sono stati aggiunti, come dice anche qui dietro, dei percorsi e dei personaggi e anche dei poteri come la piuma e il fantasmino Boo. In questa versione, in Mario Kart 8 Deluxe, abbiamo a disposizione due poteri alla volta anziché uno solo. Vabbè, bando alle ciance, direi di aprire la confezione. Dai, ecco qui. Ciao anche a te. Ecco. Ah, non so se anche voi avete il vizio di sniffare le custodie, ma io l'ho sempre avuto. Allora, all'interno troviamo praticamente solamente la cartuccia di gioco. Anche Nintendo purtroppo fa le custodie della povertà, ormai il libretto delle istruzioni è cosa passata. Ah, chi si ricorda tutti quei libretti colorati con mille pagine? Io stavo sempre a leggerli, come quelli di Final Fantasy, Resident Evil. Sì. Trascorrevo così il mio tempo libero da ragazzo, che bello da ragazzina. Allora, l'unica cosa che un pochettino mi fa storcere il naso di questo Mario Kart 8 Deluxe è che i personaggi, se non sbaglio, sono tutti già disponibili. Insomma, personalmente sarebbe stato un incentivo non averli tutti disponibili subito appena iniziato il gioco, ma magari come nei vecchi Mario Kart sbloccarli finendo i percorsi, i tornei. Però vabbè, so dettagli. Invece c'è ancora la possibilità di sbloccare nuovi kart, nuovi potenziamenti, nuove customizzazioni, diciamo, ecco, delle vetture, raccogliendo le monetine durante le gare. Vabbè ragazzi, allora fatemi sapere, tra l'altro, se volete che io faccia qualche gameplay di Mario Kart. Tra l'altro devo farvi anche una confessione: io, essendo una persona abbastanza competitiva, in Mario Kart mi succede un po' di tutto, lo sclero è a livelli assurdi. Vabbè, comunque sia, fatemi sapere se volete qualche gameplay di Mario Kart by me. Fatemi sapere anche se questo unboxing veloce vi è piaciuto. Io vi saluto e vi do appuntamento in qualche mio prossimo video. Un bacio da Giraffa Team, ciao, alla prossima!